Eccoci qua, questa è la rivista Runners e Benessere nel numero di maggio che sta per uscire. E la puntata è la numero 604 di Runners, la numero 17 di questo 2015, la 28ª della 13ª stagione di trasmissioni che abbiamo festeggiato appunto nella puntata numero 600 qualche numero fa. Con noi personaggi importanti, Daniele Menarini, subito lo presento, direttore di Correre. Buonasera. Che tra l'altro anche lui, buonasera a te, ha la rivista a sua volta nuova, facciamola vedere, eccola là, in qualche modo eccola la inquadriamo, qua. Anche lui quindi propone il numero di maggio del mensile. E poi abbiamo anche Federica Proietti, che è stata quarta alla mezza maratona di Prato, quindi l'abbiamo con noi, ma non per parlare di mezza maratona. Sì. Buonasera a te, grazie di essere con noi. Ma perché è stata reduce da un 10.000 metri, gara di cui andiamo subito a parlare in Toscana per quanto riguarda quello che è accaduto in Toscana, a Fucecchio, e possono partire quindi le immagini della gara del 25 di aprile, Fucecchio, Poli in questo caso in veste di speaker, ma qui in studio abbiamo Max Sant'Angelo e Ivano Livraschi, che sono stati un po' gli organizzatori di questo evento, campionati toscani 10.000 metri, con tutte le categorie, i master e quindi anche altre gare di contorno, come si dice in questi casi. Max, direi Massimiliano, a te la parola per illustrare questo evento che torna, che è tornato lo scorso anno a San Miniato, se non vado errato, un grande successo, soprattutto tecnico, altrettanto successo quest'anno. Sì, buonasera. Anche quest'anno abbiamo organizzato questo 10.000 che era valido per la fase regionale del campionato di società di corsa. Infatti si è svolto non soltanto a Fucecchio ma in tutta Italia il campionato di società dei 10.000 metri. C'è stato un connubio di diverse società che insieme sono riusciti a mettere su una manifestazione di ottimo livello, che poi vedremo successivamente con le immagini. Inoltre abbiamo cercato di invogliare un pochino, diciamo, sia il settore master, che l'anno scorso non era presente a San Miniato, che il settore assoluto, appunto indicendo il campionato master e il campionato toscano assoluto. Ricordo che l'anno scorso vinse Keyboard davanti a Daniele Meucci, che insomma, fu di buon auspicio poi per il campionato europeo che andò a vincere a Zurigo. Meucci, esattamente. Sì, sì. Allora, quest'anno anche quest'anno grandi nomi, grandi prestazioni, e poi ne parleremo nel dettaglio. Vado da Ivano Livraschi, che ha giocato in casa in questo caso, tra l'altro anche alcune iniziative che io direi di sparare subito come cartuccia nella nostra trasmissione, mentre qui poi Max, quando vuoi interrompere per commentare le immagini, questi sono gli assoluti maschili. Se non questa è la seconda serie, abbiamo diviso la manifestazione in tre serie, perché c'era un numero cospicuo di atleti quest'anno, molti di più dell'anno scorso, quindi questa è la seconda serie, quindi si... Non è quella pensate che uno come Yuri Picchi, per fare un nome, va in seconda serie. Ecco, sì, insomma, è andato in seconda serie. Migliore toscano a Prato, alla mezza, dove tra l'altro Daniele Menarini era a fare lo speaker. È una batteria che è stata, stata vinta in 32 e 45, se non mi sbaglio, e quindi, insomma, di tutto rispetto, veramente una seconda batteria molto veloce. Parigi, vediamo, e altri. Allora, Ivano, a te la parola intanto per darci qualche flash subito su quello che è in cantiere, su quello buonasera che sta a tutti. Per uscire. Senti, mi dispiace che qui non ci sono le immagini della mattina, perché la mattina è stata una bella mattinata, con tutto, era pieno di bambini, c'è stato quasi 300 bambini esordienti che partivano da 6 anni fino a 11 e sono andati in battaglia la mattina per vedere, insomma, di arrivare a prendere una premiazione. L'ho premiati tutti i bambini che c'erano con una medaglina ricordo, e niente, poi siamo arrivati nel pomeriggio aspettando questa manifestazione qui dei 10.000 assoluti. Ora io volevo ricordare una cosa, volevo ricordare che il 16 maggio c'è una presentazione all'Aria Sport, c'è un negozio lì che ci dà una mano anche per la premiazione che è stata fatta qui, insomma, ci ha dato dei premi loro,
e fanno una presentazione del negozio insieme a Salvatore Bettiol, e fanno la prova delle scarpe e fanno un piccolo circuito in modo da premiare queste scarpe, e poi si farà anche un rinfresco finale, in modo, cioè, daranno a tutti un qualche cosa, cioè un piccolo budget, gadget da poter quindi distribuire. Quindi specifichiamo luogo e orario? Allora, il luogo è in via di Burello, la partenza è alle 16.30, che bisogna essere un pochino primi lì, santo, cioè, è un giro che si farà verso la torre. Già parlando della torre, si fa la seconda Corri in Padule, il 6 di giugno si fa, che anche questa qui è la seconda edizione della Corri in Padule, anche questa qui la partenza è alle 19, che anche il 6 di giugno alle 19, che anche questa è una bella manifestazione, e questa manifestazione qui è curata da noi, cioè come mezza maratona, è curata anche da Criterion Toscano. Poi naturalmente si va avanti, se non è che ci si ferma qui, il 15 di luglio c'è la staffetta famosa, di mercoledì 15 luglio, è una staffetta di 2,3 km per tre giri, e sono tre atleti che partecipano per fare questa gara. Qui anche in questo caso, perché le butti là un po' senza enfasi, no? Perché io vorrei invece sottolinearle, in questo caso l'appuntamento... L'appuntamento è del 6 di giugno per la Corri in Padule. Vai. E poi il 15 di luglio per la staffetta, la sesta staffetta sera d'estate. Ecco, anche questo è il luogo Fucecchio. Allora la partenza è in piazza Montanelli, il centro proprio, perfetto, di Fucecchio. Proprio pieno centro di Fucecchio. Sì, in pieno centro. Lì ci sarà più proprio una festa di paese. Dove sarà aperti anche i negozi, saranno aperti anche le bancarelle, e ci sarà cioè una festa, via, in conclusione di questa una grande serata estiva, sì. Che comunque avremo modo di via via tutti questi eventi di cui ci hai parlato di sottolinearli nel corso delle nostre puntate, non mancheremo, e ti ringraziamo. Allora, torniamo a questo 10.000, qui siamo alla conclusione di questa serie, Massimiliano, poi proiettiamoci già su quello che vedremo fra poco, le altre serie, le donne, notevoli spunti, c'è stata anche una miglior prestazione juniores. Sì, volevo aprire una parentesi anch'io e sottolineare che verrà svolta il 9 luglio a Samignato, si rifarà l'edizione La Rocca col Fiatone e sarà Memorial Luigi Ocone. Ah, okay. Quindi 9 luglio. E Luigi Ocone, per i più distratti, sì, è colui che è scomparso alla Maratona di Firenze, grande personaggio, emergente, sì. Davvero grande costernazione per quello che è accaduto quel giorno. E inoltre, sempre i soliti organizzatori organizzano la mezza maratona di San Miniato, l'8 dicembre, quindi queste due date da ricordare. Quindi 8 dicembre e l'altra, ripetiamo, La Rocca coi Fiatone, 9 luglio. Grande manifestazione con... Tornando alla manifestazione che si è svolta a Fucecchio, c'era un attimino, diciamo così, questo confronto diretto, così prende la palla al balzo anche Fruietti, tra Fucecchio e Rubiera. Infatti, diciamo che erano le due mete principali su cui erano ci siamo le gare confrontati. Con gli atleti più quotati. Esatto. Qui abbiamo visto le tre keniane partire su questo 10.000 per correre al di sotto dei 33 minuti. Non ce l'hanno fatta, hanno corso leggermente sopra la Cheptulgat e la Crodette. Cheptulgat vincitrice a Prato, la Mukasa Kindi terza, esatto, o seconda se non sbaglio, ma comunque vincitrice seconda. Esatto. Ma comunque vincitrice a non a Pistoia, ma a Carrara, vabbè, sì, la Stracarrara, sì. E in altra maratona, adesso poi vi dico. Sì, e la terza, la Cebet. Abbiamo visto subito dietro Claudia Dardini, un trio, Claudia Dardini, Cavallini Denise e Veronica Vannucci, che poi chiuderanno intorno ai 36 minuti. E Veronica Vannucci, una sorta di debutto sulla pista, sì, molto sofferto, sì, per quanto ne so, ma comunque è andata benissimo. Sì, ha fatto una bellissima gara, inoltre la devo ringraziare personalmente, perché correndo per la società di cui io faccio parte, l'Atletica Castello, la ringrazio in televisione, che ha fatto una bellissima gara.
Quindi magari se ci racconti anche la tua. Federica, sì, Federica quarta, ripetiamo, alla Mezza di Prato, mentre io ho ricostruito appunto l'Amo Casacchini, che ha vinto la Vivi Città, la Half Marathon di Firenze, e poi invece la Cebet, che è stata terza per l'Atletica Futura. Federica, vai, tu raccontaci invece quello che non vediamo, che è successo a Rubiera. A Rubiera è stato sicuramente un 10.000 intenso, vissuto da tutte le ragazze. Ecco, c'era proprio un treno iniziale partito sui 3.30 e ecco, eravamo lì tutte schierate, sia la Corradini, la società di cui faccio parte, c'era un'altra atleta, ora non ricordo, Bresti Barbara, la società non ricordo, però l'atleta era lei, e quindi fino al quarto chilometro eravamo tutte compatte. Poi c'è stato, ecco, l'atleta proprio Bresti Barbara si è messa a capo del treno e sono partite, e lì ci siamo un po', si è diviso il gruppo e c'è stata lei che ha chiuso sotto i 35 e ha vinto appunto il titolo, poi seguita da Ivana Iozia sui 35-20 e poi Martina Facciani, queste due della Calcestruzzi in 35-30, e poi l'altra mia compagna di squadra Francesca Cochi sui 35-40 più o meno, e poi io purtroppo non sono scesa sotto i 36 con 36-13. Vabbè, e poi che comunque altre. È sempre un bel andare, perché poi la gente che ci guarda sente questo purtroppo, e giustamente da parte tua va detto, però insomma, grande, grande prova insomma, alla fine. Quindi grazie. Quotate entrambe le gare, qui si è vinto in 33-09. Daniele, vuoi fare un commento complessivo? Mentre qui vediamo la serie dei migliori degli uomini. Io ero a vedere loro a Rubiera e anch'io sono rimasto impressionato dalla qualità femminile, oltre poi dalla gara maschile che ha riportato Rubiera al suo ruolo un po' di luogo assieme a questi, in cui 10.000 sono di casa, fin dai tempi in cui in un campionato italiano del 95 si sfidarono due giovanotti che si chiamavano Stefano Baldini e Danilo Goffi. La gara femminile in particolare mi ha colpito la Bressi, perché il giorno prima a Modena al meeting Trofeo Liberazione aveva vinto il 1005 praticamente da sola, poco sopra i 4, e ritrovarsi il giorno dopo a pedalare sui 25 giri in quella maniera vuol dire essere molto in forma. Massimiliano, allora commentiamo invece, se vuoi facciamo anche un flashback su quanto abbiamo visto ancora in campo femminile. Sì, in campo femminile hanno vinto, come abbiamo visto, le tre ragazze di colore, chiudendo nella migliore prestazione momentanea italiana in 33-09. Mentre la Claudia Dardini, che si laurea campionessa toscana, in 36 e 32. Anche loro, sia la Claudia, la Cavallini e la Vannucci, sono partite sul piede di 3,32, 3,35 al chilometro. Poi sono un pochino calate, finendo sopra i 36 minuti. Qui abbiamo una bellissima sorpresa, diciamo che l'abbiamo portato, Daniele D'Onofrio, che il forte atleta dell'Atletica Isernia è venuto, diciamo, appositamente per confrontarsi con gli atleti keniani. È quello che lo vediamo qua, cioè, ci ha veramente entusiasmato e tutti quanti, possiamo dire, abbiamo fatto il tifo per lui, cioè, è arrivato quinto in mezzo agli atleti dell'Altipiani. Tecnicamente come lo giudico? Ho visto una corsa abbastanza stabile, sì. Busto un po' eretto, rigido, però insomma efficace. Sì, in realtà ora dalle immagini non rende tanto quello che ha fatto. Ha lo solito allenatore di Andrea Lalli, anzi ex allenatore di Andrea Lalli, Luciano Di Pardo, quindi la sua volontà era di venire qua e correre intorno ai 29.30, 29.40, cosa che poi ha fatto. L'unica sfortuna che ha avuto è che il treno degli stranieri è partito fortissimo, perché oggettivamente hanno fatto un primo chilometro intorno ai 2,50, ma correndo 200 metri, e passando a un 5.000 in 14.10, mentre lui ha corso in una maniera regolare, andando poi a riprendere gli avversari davanti in maniera molto, molto, molto bella, cioè oggettivamente regolare 2,56, 2,57 al chilometro.
Sì, che poi chiuderà in 29:30 Daniele D'Onofrio e il vincitore Ira Baruta, Olivier Ira Baruta dell'Atletica Casolino Noceto, 28:33. Sì. In questo caso insomma... Sì, da sottolineare che Oliver voleva fare il minimo per le Olimpiadi, quindi partiva per fare sotto i 28 minuti. È ovvio che da solo e avendo un personale ancora un pochino più alto, quindi 28 e 23 aveva di personale se non mi sbaglio, ha in realtà diciamo così, limato per 30 secondi, ma sono tantissimi a questi livelli. E quindi sì. Poi l'ha corso tutto da solo, 14:10 il passaggio al 5.000, quindi la dice lunga. Sì. Allora, campione toscano in questo caso... abbastanza indietro nella classifica perché è la zeppa di atleti africani, vado a ritrovarlo. Ragusa, sì, che è l'Atletica Futura. 48, giusto? Esattamente. Sì. Qui c'è da dire che molti di questi, anche atleti africani, li vedremo il 9 e il 10 di maggio ai societari a Campi Bisenzio, perché si comincia... Sì. Con la prima fase dei campionati di società, sì. E lì ci sarà battaglia proprio lì per i punti in questo caso, non per il tempo, ma per i punti, cioè anche per il tempo, perché poi conta la tabella chiaramente finlandese, ovviamente, quindi bisogna andare forte, ma sarà una grande battaglia. Sì. Che rivedremo con altri che poi qui non erano presenti, insomma, quindi sarà una. Sì. Un grande spettacolo divisi nelle varie discipline, 3.000, certo. 3.000 siepe, eccetera, eccetera. Sì. Va bene, allora Ivano, che dire per completare il discorso? Voi siete soddisfatti come organizzazione, anche perché avete meritoriamente unito, come diceva Massimiliano, un pool di società per organizzare. Sì, è vero, per fare questa manifestazione qui eravamo diverse società, c'è l'Atletica Fucecchio, il GS Piovarripoli, c'era Castello, l'Atletica Castello, c'era l'Atletica Lammari e poi c'era anche Saminiato. E la Puane, sì, mi scordavo del meglio, perché poi se no altrimenti poi ci verrebbe il presidente, dopo, a ricriminare che lui non si è rammentato neanche il Poli. Comunque è stata una bella giornata piena, è stato un bel vedere, è rimasto contento anche l'amministrazione comunale, perché alle premiazioni finali è venuto il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. È rimasto contento perché naturalmente a Fucecchio si fa sempre delle belle cose. Fra campestre, quest'inverno, mezza maratona e 10.000, e poi così, lì non ci si ferma, si continua ancora. E poi tutti questi altri eventi di cui ci hai parlato, come ripeto, ne parleremo nel corso delle trasmissioni. Allora, ci fermiamo per qualche consiglio e poi avremo tante presentazioni e ancora tante immagini da vedere. Non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri Training Holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo!
L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica. Gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta. Abbiamo parlato di pista e rimaniamo per qualche notizia sulla pista con i nostri atleti toscani. Stefano La Rosa che in questo fine settimana farà il suo 10.000 ma negli Stati Uniti con grandi auspici, tra l'altro un grande debutto in maratona per lui e poi staffette con varie Siracusa, Allò, poi Delmas Obu e la Bazzoni che sono a Nassau per i campionati mondiali di staffette insieme naturalmente agli altri azzurri, in bocca al lupo a tutti loro ma anche a quelli che non abbiamo citato e che gareggeranno nelle varie manifestazioni in questo fine settimana. Si comincia anche con gli allievi campionati di società per quanto riguarda la pista. Ma torniamo a parlare di strada e di corsa. Daniele Melanini ci illustra l'Eco Maretona, non Maratona, l'Eco Maretona in gigolo per l'Italia. Che cos'è? 2000 km da percorrere in 65 giorni da Trieste a Ventimiglia. Cosa sarà mai? Senza tagliare, come senza tagliare per l'Italia. Amici maratoneti, perché Giuseppe Tamburino, che poi è lui che la fa, trovando di volta in volta amici che fanno una tappa con lui, difficilmente qualcuno che va in giro, con un piccolo staff che lo accompagna, ha già fatto questa esperienza quattro volte, ha fatto tutto il giro in tre anni, e poi l'anno scorso è ripartito. Quest'anno tenta questa soluzione unica, chiaramente saltando da una tappa all'altra, però parte il 26 di giugno da Trieste, arriva fino a Reggio Calabria e da lì risale verso Ventimiglia con lo spirito, noi ogni tanto lo chiamiamo per farla semplice, per spiegarla, scarpetta verde, nel senso che fa un po' quello che la famosa goletta verde fa nei mari, ovvero cerca di monitorare... Ecco la cartina, bella eccola eloquente. Qui, sì, è esattamente quello il percorso, cerca di monitorare la salute delle spiagge viste da un podista, per cui di volta in volta con i media collegati, che cominciano a essere tanti per fortuna, verrà segnalato il bello e il brutto di ogni località, proprio nel momento in cui la stagione entra nel vivo e quindi tutti hanno l'interesse che vengano veicolate solo immagini buone. Lucidate le spiagge perché arriviamo. Prevalentemente quelle. La novità di quest'anno è anche lì si entra nella modernità, quindi nella condivisione, saranno i lettori di Correre, ma in generale i podisti, a segnalare le tappe da fare. Cioè venite da noi, abbiamo qualcosa di bello o di non bello da farvi vedere. Per cui c'è questo coinvolgimento attivo che è già partito, la determinazione delle tappe che avviene in questa prima parte del mese di maggio tiene conto proprio di questo, di gruppi podistici, di negozi anche specializzati, di realtà locali che dicono dai, la tappa te la organizziamo noi. È stata un'esperienza dell'anno scorso perché spesso Giuseppe ha voluto modificare il tracciato che era stato predisposto all'inizio accogliendo i consigli di chi era lì, che gli ha detto guarda qui c'è una ciclabile che tu non conosci, qui c'è un percorso medievale, una strada romana che noi facciamo tutti i giorni e l'intenzione è quella di arrivare un domani a mettere assieme tutte queste esperienze, tutte queste informazioni sul web in una pubblicazione apposta perché chi è sul luogo ti sa indicare delle bellezze che il miglior Google non ti riesce a trovare. Per rimanere, anche se ormai la trasmissione è assolutamente nazionale perché attraverso internet ci seguono da tutta Italia, per rimanere però nell'ambito toscano, visto che andiamo in onda su una TV toscana, Toscana TV, in Toscana si arriverà il 15 agosto, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, domenica 16 invece Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Marina di Bibona, Cecina Mare sarà il 17, Lido di Camaiore, Viareggio il 18, il 19 di agosto Marina di Carrara, Forte dei Marmi, quindi le più belle... Si sta risalendo verso la Liguria. Stiamo risalendo appunto per arrivare, eccola là di nuovo la cartina, le più belle spiagge, alcune tra le più belle spiagge d'Italia. La mia preoccupazione, pronte. Carlo, sarà soprattutto per il terzo tempo, che l'anno scorso si è molto dilatato. Cioè la cena finale. La cena finale, perché lì fanno a gara a chi ce l'ha più impegnativa. Insomma, ecco, ok. Va bene, questo è quanto, naturalmente grande curiosità per questo evento e invece adesso andiamo all'Eco Maratona,
veramente e propriamente chiamata, Ecomaratona del Chianti, con le novità. Anche in questo caso, Daniele, tu ce le illustri e ci dai qualcosa che bolle in pentola. Ma ad esempio c'è la conferma di questa grande cosa del sabato, che è il Giro delle Cantine, al quale io poi difficilmente vengo invitato perché è sempre già tutto esaurito, che però serve tantissimo per gli accompagnatori, quindi è questa camminata con degustazione, organizzata benissimo, perché si passa da un podere all'altro soltanto con tempi intervallati, e che permette a tutti coloro che accompagnano maratoneti e corridori di godere appieno di un territorio che vedi dalle immagini. Credo che le immagini parlino molto di più di quello che posso dire io. E poi, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso, che ha toccato i risultati in termini di partecipazione davvero grandi, vengono confermati tutti e tre i percorsi: il percorso da 18, il percorso a metà strada con la maratona e la maratona lunga. L'Ecomaratona del Chianti ha questo di vantaggio: è una porta d'ingresso nel mondo del trail, perché l'altimetria è ancora contenuta, la parte di fondo è ancora abbastanza gestibile. Ogni tanto vediamo, soprattutto in queste ultime stagioni, credo anche in Toscana, dei salti troppo netti da parte di tanti runner dalla strada al mondo del trail running, con conseguenze spesso anche pericolose. Questo è un percorso che permette di prendere confidenza con le dinamiche del trail, che sono ad esempio quelle dell'altimetria, che conta più del chilometraggio, ecco, delle condizioni climatiche che possono cambiare nettamente l'impegno, e anche dei ristori, che Mauro predispone in modo abbondante, perché ragiona non di un ristoro ogni tanti chilometri, ma di un ristoro ogni tanti minuti per una percorrenza medio-lenta, e questo permette a tutti di evitare problemi di disidratazione o di fine delle scorte di glicogeno, perché siamo in settembre, ma spesso veniamo accolti da una temperatura ancora molto, è in ottobre, scusa, ma spesso veniamo accolti da una temperatura ancora molto elevata. Sì, per cui qui parliamo, ti interrompo, di 17 di ottobre, ma ne parliamo in questo momento, perché da domani aprono le iscrizioni ufficialmente. E l'anno scorso c'è stato un problema di iscrizioni arrivate in modo troppo ravvicinato, proprio perché erano tante. È stata fatta una bella presentazione anche la Maratona di Roma, dove gli organizzatori hanno incontrato le principali società romane. Il bacino del Lazio, gli amici di Brooks lo conoscono bene, è un bacino dove parecchi gruppi podistici toccano i 1000 tesserati, per cui la presenza o meno di un gruppo podistico come quello fa la differenza tra andare esauriti subito o avere dei pettorali a disposizione. C'è tutto questo anticipo proprio perché un percorso come questo, un ambiente come questo, non permette masse incontrollate, anche perché si passa all'interno di proprietà private che in quel momento sono nel pieno del lavoro per la produzione di questo vino, e quindi c'è un numero da controllare e da saper gestire prima. Allora, ricordiamo le distanze: 42 km per l'Ecomaratona del Chianti, veramente propriamente detta, il Chianti Trail di 21 km, il Trail del Luca di 14 km. Queste le tre distanze, più abbiamo detto per gli accompagnatori il giorno prima, c'è questa iniziativa Giro delle Cantine che potremmo definire sportivo enogastronomica, insomma, in qualche proprio maniera. Così va bene. Allora, questo è quanto. Anche in questo caso ne parleremo prossimamente nell'arco delle nostre trasmissioni, tanto andremo avanti come sempre per tutto luglio, e poi a settembre riprenderemo per la nostra 14ª stagione di trasmissioni, e quindi torneremo su questo argomento. Noi andiamo invece adesso ad un'altra serie di presentazioni, in questo caso perché la Resco Reggello organizza un bel addirittura esagono di manifestazioni che andiamo a presentare. Marco Pini, abbiamo il presidente del gruppo Podisti Reggello, e Paolo Bracaglia, che è il direttore generale della banca collegata all'iniziativa, alla banca di credito cooperativo della Val di Nievole, del Val d'Arno Fiorentino. Ok, quindi andiamo con Marco, il presidente, per farci dare appunto questi flash su questi eventi che stanno per arrivare. Sì, Carlo, il 5 luglio la 39ª edizione della mitica Reggello Vallombrosa, il 27 settembre la Fashion Marathon, ma Paolo ne parlerà subito dopo, e la notizia, la vera notizia, è che quest'anno torna la Firenze Reggello. Torna la mitica Firenze Reggello, che è nella memoria storica di tanti podisti, soprattutto di quelli un po' più in là con l'età, quindi
è un grande ritorno e, anticipando la data al 1° novembre, la riteniamo il più bel lungo per la Firenze Marathon che si possa fare. Di preparazione, perché sono 33 chilometri. 33 chilometri competitiva con un percorso ridotto di 20 che è competitiva e non competitiva. Quindi attenzione, diamola bene questa notizia, chi ha da fare il lungo di preparazione alla Firenze Marathon che ci sarà a fine di novembre, c'ha questa opportunità il 1° novembre per non annoiarsi, per stare in compagnia, per farsi come sempre bene, per preferibile. 1° novembre, Corsa dell'Olio, Firenze Reggello, che torna a 33 chilometri. Sì, torna, è giunta alla 40ª edizione, la si correva fin dal 1976 e quindi per 20 anni è stata percorsa da Piazza Signoria fino a Reggello. La ripristiniamo per evocare la ricorrenza appunto della 40ª edizione, con tanti presupposti anche di logistica organizzativa che è già stata messa a punto, perché è un impegno notevole. E fra l'altro un appello, poi lo rivolgeremo anche attraverso tutti i canali, perché avremo bisogno di tanti volontari, perché il percorso è particolarmente impegnativo, così come è tanto bello. Proprio anche... La partenza è spostata dalle Palestre Virgin sul Lungarno dalla Chiesa. Quindi comunque sempre il centro storico più o meno di Firenze. Sì, siamo comunque sempre a Firenze e tutto è possibile realizzare attraverso la collaborazione di hotel, appunto attraverso anche la collaborazione importante delle Palestre Virgin e anche di Radio Toscana, che promuoverà l'evento nei prossimi mesi. Quindi è un invito e, appunto, mi dicevi te Carlo, è il più bel lungo che si possa immaginare per chi intende poi partecipare a Firenze Marathon che si tiene a fine novembre. E quindi il primo appuntamento è la Reggello Vallombrosa, che non c'ha bisogno di essere presentata, almeno per quanto riguarda il podismo toscano. Le iscrizioni sono già attive sul sito dreamrunners.it e in tutti i negozi specializzati della Toscana è possibile fare iscrizione cartacea. Io lascerei però la parola a Paolo Bracaglia, che è il direttore generale della banca che ci permette tutto questo ormai da tanti anni, e che in particolare vi parlerà della Fashion Marathon, perché si collega alla grande storia, alla grande tradizione podistica toscana, a qualcosa di nuovo che abbiamo iniziato appunto lo scorso anno. Quindi la parola a Paolo. E qui siamo al 27 di settembre. Sì, il 27 settembre, io vi parlo volentieri non tanto da banchiere ma da podista, per cui forse è la veste migliore in questo caso qui. Fashion perché sei personaggio duplice, il conflitto di interesse, podista e banchiere, come tutti i podisti hanno anche una professione, succede. I banchieri non sono podisti, però. Bravo, è così. Va. Nulla, Fashion Marathon, diceva bene Marco, dalla storia un po' alla cronaca, l'idea è quella di correre tutti insieme all'interno di questi grossi centri, nella natura, ma anche all'interno di questi grossi centri commerciali dove operano le più grosse firme d'Italia ed Europa. L'anno scorso, prima edizione, anche quest'anno la Fashion Marathon, che è un half marathon, una mezza maratona, 21.097, ha il patrocinio di Federcassi e per noi amministratori dipendenti del credito cooperativo vale come campionato nazionale di categoria, in sostanza. L'anno scorso arrivai secondo fra dirigenti, quest'anno non correrò perché farò il direttore di corsa, va bene, meglio così, insomma, da quel punto di vista. Quindi un appello a tutti i colleghi, al mondo della cooperazione di credito a venire, ma anche a tutti i podisti di zona e anche fuori zona, che l'anno scorso abbiamo visto partecipazione di tutta Italia, grazie anche alla pubblicità che abbiamo fatto su Correre, vediamo se ci darà una mano anche quest'anno, insomma. Bene, l'importante è essere tutti lì presenti, vediamo le immagini, fu un'esperienza meravigliosa e quest'anno cerchiamo di ripeterla ancora meglio. Esattamente, prima di questo invece il 5 di luglio la Reggello Vallombrosa, abbiamo detto, classico ormai, anche in questo caso la non competitiva di 13 km e 200 abbinata, nel caso della Fashion Marathon la non competitiva sarà di 11 km e 300. Reggello Vallombrosa, che ha il sottotitolo "Dove finisce la salita comincia la leggenda". Eh sì, sì, sì.
È proprio così, però è una salita che non si fa sentire, da quanto è bello il percorso, insomma, si sale sulla collina del Prato Magno fino ad arrivare a 1000 metri di altezza, l'arrivo è posizionato a fianco dell'abbazia millenaria dei monaci vallombrosani, si attraversa la bellissima, l'unica, ecco perché le bellezze, nonostante il vento del mese scorso che ha buttato giù qualche albero anche su da noi, però insomma la foresta è sempre molto molto bella. Il 5 luglio di solito la temperatura è anche un po' più alta e quindi è molto gradevole, si sale su un percorso che in gran parte è anche ombreggiato da tanti alberi e chi la conosce e chi la percorsa la viene sempre a rifare, insomma abbiamo podisti che l'hanno fatta 20 volte e tutte le volte ci tengono a dire questa è la 21esima, insomma ecco, per cui si fa apprezzare per la bellezza del territorio che si attraversa fino a giungere appunto a Vallombrosa, che è una località climatica turistica apprezzata e conosciuta. E dopo la corsa cosa succede? Dopo la corsa, come da nostra tradizione, insomma, c'è una grande festa, non è il solito ristoro, ma è un bacchetto nuziale, insomma, per chi lo sa ci apprezza anche per questo, quindi non manca niente, di solito riusciamo a fare tutto nel migliore dei modi, grazie appunto al contributo di tutti i nostri soci, ma anche di tanti amici anche di altri gruppi sportivi che partecipano e che poi ci aiutano a realizzare al meglio questo evento, perché è un evento che ci entusiasma e ci piace sempre di più. Insomma, siamo giunti anche lì alla 39esima edizione, quindi insomma anche tanta roba, no? Che chi organizza le corse e ci ascolta sa bene a cosa mi riferisco. Grandi numeri, perché insomma quest'anno abbiamo deciso di presentarle in pacchetto, le tre corse, ovviamente la Fashion Marathon, che ha un rilievo di tipo nazionale perché appunto è anche campionato nazionale e si svolge in un luogo tutto particolare, come diceva poco fa Paolo. E poi la notizia, insomma, ripeto, la grande notizia quest'anno è che si rifà la Firenze Reggello, insomma, quindi si spera. E io sappiamo che già quando la notizia fu veicolata a fine del 2014, pochi mesi fa, appunto, già colpì la curiosità e l'interesse di tante persone, di tanti podisti, e quindi anche questo ci ha spinto a ritornare nella grande impresa, ecco, della Firenze Reggello, una grande impresa organizzativa, ma che sicuramente si farà apprezzare e divertirà tantissimo, perché così è sempre stato e quindi lo sarà anche quest'anno. Anche perché nel mondo del trail, dove le distanze si stanno allungando, la maratona è sempre più alla portata di tutti ormai, perché le tecniche di allenamento sono ormai conosciute, ci sono le riviste anche tecniche come quella di Daniele che spiegano tante cose, non è più impossibile per tanti fare una distanza che comunque è significativa di 33 km, al di là di chi prepara la maratona e lo usa come lungo per prepararla. Fra l'altro noi la distanza l'abbiamo anche tarata affinché sia un lungo per la maratona, perché la distanza in origine era di 37 km, quindi l'abbiamo ridotta a 33 modificando la parte iniziale del percorso, affinché sia proprio giusta per Firenze Marathon. Quindi ora ovviamente non ci aspettiamo i numeri di Firenze Marathon, anche perché 10.000 persone o più, 15.000 persone, però insomma puntiamo in alto e ci siamo già approntati a ricevere un gran numero di podisti, abbiamo già previsto anche il servizio navetti, che insomma sarà gratuito, messo a disposizione. Va bene, tutte cose di cui avremo modo da qui a quando sarà il primo di novembre di tornare, di parlare. Un saluto telegrafico. Sì, no, soltanto no, Salvo, lo dicevo che per quanto riguarda la Firenze Reggello c'è stata molta attenzione anche al comfort del podista, perché partendo dalla zona hotel Aristo Theater qui in Palestra Virgine, oltre alla collaborazione di loro per il riscaldamento, ci saranno parcheggi, ci sarà un modo anche più comodo, tra virgolette, di partire, di potersi cambiare compagnia bella. Che non come ai vecchi tempi. Preciso, ormai bisogna guardare anche a queste cose. Esattamente, giustissimo. Giusta precisazione, abbiamo parlato di Firenze Marathon, allora andiamo a proiettarci, dobbiamo avere anche qualche foto perché già si stanno preparando i pacchi gara
per l'evento del 10 di maggio della Guarda Firenze, 43esima edizione, una delle gare che seguiremo con le nostre telecamere, non competitiva di 10 km, più c'è il percorso da 3 km per gli studenti, e il comitato organizzatore è già al lavoro, come vedremo nella prossima telefoto, per preparare circa 3.000 pacchi gara, percorso che è uscito sul sito www.firenzemarathon.it, si può già visionare, classico percorso con il Viale dei Colli, Viale Michelangelo, dal quale si vede, come dice anche il nome, Guarda Firenze, la città di Firenze dall'alto con grande suggestione. E questo, iscrizione naturalmente già aperte, anche in questo caso www.firenzemarathon.it per sapere quali sono i punti di iscrizione. Dove saremo con le nostre telecamere? Anche domani già a Tavola di Prato, 22esima festa del podista, 15 km e 7 km, poi il 2 maggio Badia Moscheta Firenzuola, l'Ultra Trail del Mugello, seconda edizione, sabato appunto dopodomani, domenica a Lucca, la mezza maratona Città di Lucca, competitiva di 21 km e 97 metri, distanza ufficiale, e poi c'è anche la ludico motoria di 10 km, e poi venerdì 8 di maggio, attenzione a questa data, il primo Memorial Leonardo Tesi, che tra l'altro ricorda anche un personaggio a cui è legato il mondo del podismo, non competitiva di 10 km e passeggiata di 5 km, si parte presso il club sportivo a Firenze, in via Fosso del Macinate, anche in questo caso ci torneremo, ma ricordatevi la data, venerdì sera, una non competitiva a Firenze, ultimamente si corre meno a Firenze, ma già cominciano con questa gara le manifestazioni serali che naturalmente saranno protagoniste soprattutto d'estate. Noi chiudiamo la nostra trasmissione con un ampio spazio di novità tecniche in questo caso, perché abbiamo una situazione da presentare, le scarpe e le novità tecniche da parte della Brooks. Tobias Gramajo ci fa vedere, perché le ha portate anche in studio, e ci racconta quali sono le tendenze ultime del mondo del podismo per quanto riguarda le scarpe e quant'altro. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. E oggi volevo raccontarvi un po' riguardo al mondo delle calzature tecniche running e soprattutto quali sono le tendenze attuali e come si sta muovendo il mercato e cosa ci sarà nel futuro. Circa intorno al 2012 iniziò un percorso legato alle calzature minimaliste, dove le scarpe tendevano sempre di più a ridurre il loro contenuto e il loro potere ammortizzante. Prima si andava verso le scarpe più leggere, mentre... Esatto. Mentre attualmente, dal 2014 in poi, si è passato al mondo maxi, quindi a un nuovo concetto di calzature con un livello di ammortizzamento molto molto elevato, con delle curve nuove, quindi parliamo sempre di trend, di tendenze, quando in realtà dovremo ragionare in funzione del podista e quindi di che cosa vogliamo fornire e dove vogliamo portare il mondo delle calzature tecniche. E all'interno di tutto ciò, il futuro dal punto di vista di Brooks sarà legato al corridore, quindi l'obiettivo sarà quello di allontanarci dal concetto di calzatura per tipo di podista, ma cercare di individuare prima cosa è un corridore, come corre il podista, per poi potergli proporre e una calzatura adeguata al suo stile di corsa. Prima di andare avanti però mi viene la domanda: perché è cambiata questa concezione, su quali basi, perché cosa si sta cercando? Magari il podista anche meno allenato, quindi magari più pesante, che però ha bisogno di essere protetto per quanto riguarda le articolazioni? Per sintetizzare, noi abbiamo un background che è molto molto ampio, cioè l'uomo parte da un'attività sportiva altissima e parliamo di migliaia di anni fa, per il tipo di vita che faceva. Nel corso degli anni... Che era cacciatore, correva, esatto, per le chiappare. Nel corso degli anni l'uomo è andato sempre di più a fermarsi, a diventare sedentario. Un essere sedentario e statico. E soprattutto dopo gli anni 50 con l'industrializzazione eccetera eccetera si è passati a una passività quasi totale, proprio per quello che nasce nell'uomo moderno
la necessità di correre, la necessità di muoversi, perché attraverso il movimento l'uomo riesce a ritrovare quello che era l'essenza animalesca o quell'istinto di movimento. Okay. E si passa a un'attività di corsa o alla ricerca totale del movimento come valvola di sfogo per tutto in generale. Poi con il tempo, piano piano, si va ad aggiustare quel tipo di utilizzo dello sport e quindi all'inserimento di calzature che si adattino sempre di più al corridore moderno. E oggi ci troviamo con una massa grandissima di corridori maratoneti che vogliono appunto fare sport e fare movimento, con un numero di appassionati che è cresciuto in maniera notevole negli ultimi anni. Proprio per quello la tendenza nostra è quella di andare a secondare quello che è il prodotto running in maniera di dare al corridore il meglio per il proprio utilizzo. Ci hai detto delle cose interessantissime, ma io ripeto la domanda, nel senso, perché la voglio approfondire. Perché fino a qualche anno fa si cercava di fare la scarpa più leggera possibile, magari ispirandosi probabilmente ai campioni che vincevano le Olimpiadi, e trascurando forse gli altri, e adesso invece vedo anche le scarpe che tu hai portato sono belle corazzate, belle sostenute. Sì, diciamo che c'è di tutto. Come dicevamo prima, i trend, le tendenze sono tali, per cui la tendenza al minimalismo, ad alleggerire, è in funzione di un miglioramento funzionale o un rinforzo dei gruppi muscolari, mentre l'estremo opposto, quindi le scarpe maxi, offrono tantissimo ammortizzamento, okay, e protettività. Oggi e il futuro noi lo pensiamo così, quindi andare ad individuare il movimento naturale di ogni corridore per stabilire chi siamo e come vogliamo correre. Dopodiché l'obiettivo sarà quello di far sparire le categorie esistenti oggi sul mercato e di proporre un prodotto che sia pensato per il corridore stesso. E sono sicuro che dall'anno prossimo, a partire dal 2016, ci troveremo con delle categorie nuove, completamente nuove, che oggi non esistono. E per categorie spieghiamolo, sì, cosa intendi? E fino ad oggi le categorie delle calzature sono divise in due grossi compartimenti, che sono le calzature neutre e le calzature con dette support. Pronazione, antipronazione. Okay. Questo qui dipende da un'unica valutazione dell'appoggio, che vuol dire caviglia stabile o caviglia instabile. Okay. In realtà il futuro di tutto ciò sarà un occhio verso il podista, che non sarà più è concentrato solo sulla caviglia, ma sarà concentrato sull'intero pacchetto del corridore, quindi andrò a analizzare sì la caviglia, ma in funzione anche delle ginocchia, anche delle anche, anche del movimento del corpo, per cui ci saranno diversi parametri di rotazione motoria a livello della caviglia, delle anche, delle tibie, che ci permetteranno di stabilire un parametro che non sarà più quello classico che abbiamo oggi. Quindi con quel pacchetto di informazione lì saremo in grado di fornire un prodotto che sarà veramente adeguato al corridore e che potrà dare sia protettività ma allo stesso tempo rispettare quello che è il movimento naturale del singolo runner. Dacci una conclusione a piacere, come si faceva a scuola, di tutto questo, molto interessante. Allora, invito tutti prima di tutto a seguire noi come informatori, ma anche a tutto quello che il mercato vi proporrà, perché noi siamo divulgatori di informazione, ma lo è anche Correre e gli altri giornali. E noi sui vari siti pubblichiamo recensioni, schede tecniche e tutte le informazioni legate alla costruzione e alla funzionalità dei prodotti. E il web oggi ci dà la possibilità veramente di arrivare a tutti, e seguiteci sulle nostre pagine Facebook e altro, e quindi correte, noi, il nostro motto è sempre quello, run happy, quindi divertitevi tutti, vi vogliamo tutti sulla strada, sui trail e sempre a correre. Va bene, grazie a Tobias Gramajo, lo avremo ospite anche prossimamente, perché ci dà così un quadro sulle ultime tendenze su quanto concerne la tecnologia, lo sviluppo, perché correre è la cosa più naturale che ci possa essere, ma invece c'è anche chi studia e chi sta lavorando per far sì che tutto sia più confortevole e più tecnicamente all'avanguardia possibile. Benissimo, abbiamo concluso, grazie a tutti gli ospiti, in particolare a Daniele Menarini, che ci ha supportato particolarmente, ma senza naturalmente nulla togliere a tutti gli altri, compresa Federica Proietti, che abbiamo avuto ospite gradita come atleta. Grazie a Massimiliano Sant'Angelo e a tutti gli altri che erano presenti, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento come sempre su www.runners.it e naturalmente giovedì prossimo ulteriore puntata
su Toscana TV alle 22.30 circa, come sempre ogni giovedì. Grazie a tutti, buona corsa.